Buon pomeriggio, come va? Il sole brilla alto nel cielo, è finalmente venerdì, Friday I'm in love, il weekend sta avendo inizio ed è ora di un altro appuntamento con Pride Above the Clouds. Oggi voglio parlare di una figura molto molto particolare, sicuramente sui generis, che ha goduto purtroppo di una sorta di fama postuma e che quindi non ha mai potuto godere in vita di quel successo che in realtà le sarebbe dovuto essere riconosciuto. Però purtroppo precorreva i tempi e quindi non è stata apprezzata appieno nel XIX secolo. Stiamo parlando di un'autrice americana che si è dedicata soprattutto alla scrittura di versi e di poesie e che in vita ha visto soltanto pubblicate meno di una decina delle sue poesie. Io ho questa sua raccolta e stiamo parlando di Emily Dickinson. Allora, una delle prime particolarità di questa, diciamo, di questa figura di Emily è il fatto che lei sia nata, vissuta, cresciuta e quindi morta nella stessa casa, cioè per tutta la sua vita. Lei è rimasta confinata alla casa di famiglia nel Massachusetts, l'ho detto bene, e dal 1830 fino al 1869, anno in cui, scusate, 1886, anno in cui poi è morta. E in particolar modo non ha viaggiato quasi per nulla. Frequentava la scuola diciamo, lì del paesello in cui viveva, però anche in quel caso, insomma, la scuola poteva essere una sorta di, diciamo, poteva offrirle uno scambio verso l'esterno, quindi una sorta di stimolo anche verso l'esterno, però il padre la ritirò da scuola abbastanza presto perché credeva che appunto la scuola e l'istruzione avrebbero potuto compromettere la sua salute e stando anche alle parole della stessa Emily, suo padre le regalava tantissimi libri, però la pregava di non leggerli poiché temeva che appunto la cultura e la lettura di questi testi avrebbe potuto shake her mind, cioè le avrebbe potuto dare un po' alla testa. Quindi, già una persona di per sé solitaria che viene ritirata da scuola e che quindi non ha la possibilità di interfacciarsi con altre persone, finisce per rimanere chiusa in casa. Viaggia pochissimo, quasi per niente, e si confina nella sua stanza. Cioè, lei comincia a soffrire anche di agorafobia, quindi le viene l'ansia al solo pensiero di uscire di casa, di incontrare la gente, quello che sta succedendo a noi praticamente oggi. Detta così in breve, solo che lei ne ha vissuto, cioè, ha vissuto questa esperienza per tutta la sua vita e praticamente è proprio nella sua stanza che si sviluppa quella che è la sua creatività. Dalla finestra, infatti, che era proprio di fronte al suo letto, lei vedeva, diciamo, vedeva tutti quelli che erano, cioè, i mutamenti naturali, l'avvicendarsi delle stagioni e non a caso, infatti, le sue poesie sono piene di riferimenti alla natura. Uno, però, un altro dei temi ricorrenti all'interno appunto della sua poetica è il riferimento alla morte, poiché sì, dalla finestra vedeva gli alberi, il passare del tempo e delle stagioni, però la finestra dava anche su un cimitero, quindi era quasi imprescindibile, cioè il fatto che lei pensasse e rimuginasse, soprattutto nel suo stato di solitudine, anche sulla morte. Ciò però non fa di lei una persona oscura o con pensieri oscuri, anzi, dalle biografie che sono state scritte di Emily Dickinson, cioè, sembra chiaro che nonostante il suo isolamento creativo in un certo senso, lei fosse comunque una persona presente all'interno della famiglia e in particolar modo aveva due confidenti, la sorella e Susan, la moglie del fratello che lei aveva conosciuto cioè, con cui aveva stretto rapporti già da bambina. A livello di amori romantici, lei non ne ha avuti tanti, ha soltanto due uomini, se così si può dire. Il primo era il reverendo Charles Wadsworth, che praticamente è stato quello che l'ha portata, insomma, a viaggiare, a fare un piccolo tragitto, per poi appunto riconfinarsi in casa. E il secondo invece era un vecchio amico del padre, il quale una volta rimasto vedovo, un po' ci ha provato, insomma, con Emily Dickinson. E infatti era anche un assiduo frequentatore della casa,
proprio perché sperava di conquistarla in qualche modo, di risvegliare l'interesse della poetessa. Diciamo che ci è riuscito parzialmente, perché sì, la Dickinson era interessata e più volte aveva espresso la possibilità di sposarlo, anche l'interesse a sposarlo, se non fosse che fondamentalmente poi non è mai stato concretizzato il matrimonio. Quindi diciamo che l'unica che veramente ha colto quello che è il sentimento, diciamo che è stato oggetto di un sentimento amoroso che andava ben oltre la mera amicizia, è proprio Susan, la moglie del fratello, quindi cioè la cognata con cui lei aveva stretto contatto e che tra l'altro era la critica delle sue poesie, in quanto Emily scriveva tanto, tantissimo davvero, scriveva di getto, scriveva ovunque. Alla sua morte sono stati trovati un sacco di bigliettini cuciti insieme in alcuni libri, nelle federe, cioè davvero aveva una stanza cosparsa di bigliettini, ma in particolar modo tutti questi bigliettini, cioè tutte queste poesie venivano prima sottoposte al giudizio di Susan, la quale, essendo la stessa un'insegnante e una scrittrice, diciamo, le correggeva, gli dava dei piccoli, diciamo, dei piccoli consigli. Infatti, una cosa che spero di prendere quanto prima è l'epistolario che vede coinvolte proprio cioè, lo scambio di lettere che c'erano tra Emily e Susan, perché alcuni biografi, insomma, tendono quasi ad omettere questo piccolo quanto fondamentale dettaglio, però tra le due donne c'era effettivamente un amore ricambiato. Non a caso Emily Dickinson, quando parla di Susan, cioè si rivolge a lei come la donna amata, cioè, sente la sua mancanza pur avendola come vicino di casa, quindi cioè, è una corrispondenza davvero molto molto fitta e più di una volta nel parlare, cioè, nel definire l'affezione che lei prova per Susan, addirittura usa un paragone, cioè ti amo come Dante amava Beatrice, come Swift amava la sua stella, cioè, quindi usa anche dei paragoni letterari per far capire l'importanza di questa relazione, che se si è concretizzata noi non ci è dato di sapere, almeno i biografi non ci hanno confermato una relazione fisica, però sicuramente c'era un interesse romantico da parte appunto di entrambe le donne. E la tragedia vera e propria c'è stata alla morte di Emily Dickinson, in quanto Susan si occupò del suo corpo, quindi cioè, fu lei a lavarla, fu lei a vestirla e come ultimo gesto d'amore, insomma, fu lei praticamente a prepararla, a disporre i fiori sul suo letto, proprio come Emily le aveva detto di fare, insomma, nel caso in cui fosse morta già tempo prima. Il problema fu però appunto nella pubblicazione delle opere, in quanto una certa Mabel Leonis Todd, che nel frattempo era diventata amante del fratello di Emily, quindi insomma si era infilata nella famiglia e che si era fatta regalare mentre Emily era in vita, visto diciamo, il potenziale appunto della scrittura di Emily, delle sue poesie, si precipitò praticamente alla pubblicazione. Quindi raccolse tutti i bigliettini che trovò, tutte le varie poesie che era riuscita a mettere insieme e li pubblicò in due volumi. Se non fosse che praticamente la cosa ovviamente non andò a genio né a Susan né ai suoi figli, e in particolar modo fu Martha, la nipote di Emily Dickinson, cioè ad ingaggiare una battaglia legale proprio per i diritti su quelle poesie, in quanto anche la madre, cioè appunto alla morte di Susan sono uscite altre poesie di Emily Dickinson, cioè Susan praticamente oltre alle lettere conservava qualcosa come più di 300 poesie che erano quasi tutte completamente dedicate a lei. Tra l'altro vi fu per l'appunto anche una sorta di lotta per cercare di capire quante poesie effettivamente Emily Dickinson avesse scritto, a chi dovessero andare i diritti per queste poesie, chi le aveva trovate, chi le aveva pubblicate. Ci furono diverse edizioni, una che conteneva 1700 poesie, l'altra che ne conteneva quasi 2000, cioè davvero a livello editoriale Emily Dickinson è diventato un caso alla sua morte, cioè in vita ne ha pubblicate 7, cioè gliene hanno pubblicate solo 7 su 2000 che ne aveva scritte, in morte invece praticamente cominciano le guerre anche in famiglia.
In particolar modo, insomma, quindi a un certo punto Marta riesce ad imporsi sull'amante del padre e riesce quindi a, insieme alla madre, diciamo, a gestire un po' la pubblicazione di queste lettere, per l'appunto quasi 300 di queste, cioè, di lettere e delle poesie, e quasi 300 di queste poesie erano dedicate alla madre. Praticamente, cioè, questo mette maggiormente in evidenza quanto il legame tra le due fosse davvero forte. Quindi, come dicevo, Emily Dickinson praticamente è stata una poetessa che ha precorso i tempi. Cioè, la sua poesia, oltre ad essere incentrata su temi quali la natura, l'amore, sì, e il passare del tempo e quindi la morte, è anche a livello formale, cioè non si adeguava a quelli che erano gli standard del XVIII secolo. Le rime non erano spesso baciate, usava anche, diciamo, dei segni di interpunzione non proprio consoni, usava un verso libero tutto suo. Insomma, lei era molto estemporanea in quello che faceva. Le veniva in mente un verso, lo scriveva e poi, insomma, lo lasciava lì. Anche il fatto che lei appunto scrivesse su questi continui bigliettini quasi in maniera maniacale, cioè mi viene l'idea, scrivo, butto giù, do a Susan, Susan corregge, mi rimanda le cose, cioè era una cosa davvero molto molto vissuta anche a livello domestico, poiché appunto, cioè, lei non è mai stata una famosissima poetessa. E quindi, cioè, voglio dire, vi lascio soltanto immaginare quale potesse essere anche un po' il caos che albergava in quella casa e in quella stanza in particolar modo. Cioè, non vorrei essere stata nei panni della sorella che va ad aprire cassetti, cassettini per mettere in ordine ed escono fuori i bigliettini. Cioè, comunque, deve essere stato anche un bel personaggio da conoscere e da vivere. E vi vorrei leggere una delle sue poesie, poiché un'altra cosa, insomma, che si dice appunto come nota editoriale è il fatto che, per l'appunto, Mabel Loomis Todd, in realtà all'inizio avesse cambiato, alcuni, i pronomi all'interno delle poesie, cioè quelle che erano dedicate ad un amore verso un'altra donna furono trasformate in un amore verso un uomo, cambiando he, him, cioè cambiando she, her in he, him. Quindi poi dopo in seguito fu chiesto appunto da Marta di riscrivere tutte le poesie, di ripubblicarle, però non tutte le poesie, si è capito, se fossero dedicate a qualcuno dei suoi spasimanti, a qualcuno dei suoi amori oppure alla cognata, quindi beh, capì poi come bisogna mettere a posto sto canzoniere. Però ce n'è una molto bella che vorrei leggervi, solo che ovviamente è in inglese, quindi scusatemi, scusatemi soprattutto per la pronuncia e se mi emoziono un pochino. Allora, la canzone si chiama, la canzone, scusatemi, la poesia si chiama Choice. All the souls that stand create, I have elected one. When sense from spirit files away and subterfuge is done. When that which is and that which was apart intrinsic stand. And this brief tragedy of flesh is shifted like a sand. When figures show their royal front and myths are carved away, behold the atom I prefer to all the lists of clay. Che a me piace tantissimissimo, e appunto all'interno della poesia ci sono riferimenti ad un'anima in particolare che lei ha scelto e a cui ha dedicato la poesia, e ai sotterfugi, anche quelli d'amore che vengono svelati. Insomma, è una poesia molto 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 bella. E niente, quindi vi saluto così, spero che abbiate, diciamo, spero che vi sia piaciuto questo episodio dedicato alla poetessa. Ovviamente di Emily Dickinson trovate tante poesie tradotte in italiano, io però sono sempre una fan del madrelingua perché non è, la poesia, a differenza della prosa, non puoi tradurla ad litteram, insomma, devi comunque cercare di dargli una musicalità, cioè, insomma, è complesso e purtroppo non tutti i traduttori ci riescono. Adesso mi tirerò addosso l'odio delle case editrici. Vabbè, fatto sta che comunque vi auguro un buon weekend. Spero vi appassionate alla Dickinson perché non è solo una poetessa oscura, ma è tanta tanta luce. Buon weekend!